Da una trentina d'anni il cotone era sparito dalle campagne italiane. La semina su una superficie di 3 ettari nei pressi di San Severo è ripresa su iniziativa di Pietro Gentile, ingegnere di San Marco in Lamis, e Michele Steduto, informatico di San Giovanni Rotondo. Amici e anche soci. La GEST, marchio ideato con le iniziali dei loro cognomi, è l'azienda che hanno creato 2 anni fa. Produce camicie di alta qualità vendute soprattutto al nord. Acquistano il cotone già lavorato a Bergamo, importato da Spagna e Grecia, e poi nel loro laboratorio showroom a San Marco in Lamis e in una sartoria di Andria realizzano camicie artigianali. Per renderlo però un prodotto 100% made in Puglia, hanno deciso di riavviare la produzione del cotone nei campi del Tavoliere. Piuttosto che comprare del materiale importato, abbiamo deciso di partire da zero, partire dall'agricoltura, quindi fare noi la coltivazione, poi far analizzare in laboratorio la materia prima che otterremo, trasformarla in filato e poi tramite gli impianti esistenti in Italia fare del tessuto di ottima qualità. Noi vogliamo dare il nostro contributo con la coltivazione della materia prima. È fondamentale per avere un prodotto poi di qualità e veramente made in Italy. L'obiettivo è quello di creare anche un'alternativa all'agricoltura classica. Qualcosa di diverso da quello che è il solito campo di pomodori, il solito campo di grano, e quindi iniziare a lavorare anche su una cultura come il cotone, una cultura antica che potrebbe dare sbocchi a livello lavorativo per tantissime persone e creare delle filiere che oggi qui in Puglia, in Capitanata specialmente, non ci sono più.